Volevo farvi vedere in video come veniva. Leggermente più corto dell'altra volta. Visto, visto. Quando dai lui chissi, quindi. Questo più corto lo fai, poi ma la sci la prossima volta la fanno un bob. Bob proprio. Proprio corto corto. Pietro, eh. La sci. Visto che ci stanno ormai. Va bene. Che è un'altra tecnica. Naturale. Per farlo proprio dietro al caschettino proprio. Fare proprio il bob e stile inglese. C'è proprio l'asato qua che piano piano si parte sopra verso Bello. l'alto. Faccio qua. Crescono le caviglie. Vabbè, ma poi lo scegliamo, non è mio, non è stato 2 mesi. 2 mesi. Scusa, 2 mesi. Sono volati. Io voglio toccare più. Sta super la crisi. Ma che pia, si fanno i corsi, si fanno come vogliono loro. Ho capito, posso e con questa azienda qua, è un'azienda, questa è un'azienda di Modena, lavorano i migliori marchi australiani e californiani. La scuola è nostra, al 50 al 50, capito? Capite, questa persona non è interessata a rimanere. No, lei principalmente no, perché da quando è morto il papà, che poi era quello che ha fatto la società con mio padre nel 90. Tanto ormai Ah no,
aspetta, Giovanna, la cosa. Ho dato un massaggio. Mi ha fatto ricordare un po' più che andare a sacco, che andare a sacco. Bello, mi ha fatto bello corto, mi piace. C'è sta forbice così? Fa vedere queste forbici, Nick. La forbice dentata si chiama, si usa proprio per la barba. Giusto, beh, Nick? Questa è una sfoltitrice, sì. Dente a ventaglio. Pure blu. Eh? Un po' blu, pure bello. Riuscite a girarvi verso di me? Mi ha cavato l'altra gamba. Io adesso cambio tutto. Dai, guarda che c'è tutto. Non ti fate la mezza giornata, eh? No, io farei mai. Quindi per me cioè la manodopera la faccio poco, capito? L'insegnamento non vedo una manodopera eccessiva come il negozio. Certo. Da stamattina invece hai fatto i nostri capelli. Sì, un paio di amici che sono venuti. Non è molto interessante, vero? Sì. L'istituto io sono in società con una persona, la vecchia, con la figlia del proprietario del vecchio socio di mio padre. Mm. Diciamo che l'obiettivo è quello di rilevarmi tutta la struttura io. E poi può fare la botola. E poi tutto lei. Cioè sti pannelli, tutto, faccio tutta una istituto. Dovrò fare un istituto aperto. Prima, senza azienda, senza, in modo che le aziende vengono qui e si fanno i corsi, si fanno quello che vogliono loro. Ho capito, posso. E con questa azienda qua, è un'azienda, questa è un'azienda di Modena, lavora con i migliori marchi australiani e californiani, di prodotti straordinari. Innovativi quindi. Sì, e forse faccio uno shop. Bello. Cioè, la scuola è nostra, 50-50, capito? Capite, questa persona non è interessata a rimanere, cioè... No, lei principalmente no, perché da quando è morto il papà, che poi era quello che ha fatto la società con mio padre nel 96, due amici stretti proprio, erano... Sì, sì. Ma state in buoni rapporti ora con lei? Sì, no. Ah, cioè, nel senso... Non abbiamo nessun rapporto, no, assolutamente, anzi. Lei c'ha la sua attività, capite? Ho capito, fa altro lei. No, fa la parrucchiera, però non gli è mai interessata l'accademia. Solo che morendo il papà è andata automaticamente a ereditare questa cosa. A ereditare questo stipendio. Mm. E proprio per non fare azioni cattive, perché non lo siamo affatto, non l'abbiamo mai esclusa. Cioè, come si dice, si risolve la mamma, gente che venisse. E questo, dai! Per me, occhi chiusi. Me la. Giri un attimo il merindo verso di qua. Che non faccio venire la tenda dietro, non mi piacciono le foto. Con questi qua davanti, con i capelli davanti agli occhi, così. Così proprio come stai facendo adesso, sì. Fare l'altra parte. Però dai, esattamente.
Wait. Un po' il soffano. Aspetta, vai, vai, aspetta, aspetta, prima di. C'è un video, sì, sì. 1, 2, 3. Ma dove sono questi Osmo? Questo è inglese. No. Osmo è proprio inglese.